Spaccate il like, 100.000 mi piace pettatino. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovo episodio della carriera giocatore con Dybala. Tra l'altro, ragazzi, questa se non erro è la seconda stagione, quindi l'abbiamo fatta abbastanza. Quindi a breve comunque arriveranno poi gli episodi finali. Ovviamente non subito perché comunque siamo passati da poco al Manchester. Comunque, allora, raga, voi mi avete detto Tati cambia il numero della maglia, raga. Mi avete detto vai sul giocatore e cambiala, raga. Come potete vedere sto schiacciando X, ma non succede nulla, cioè non so perché. O è buggato, come penso che sia. Comunque abbiamo fatto 4 partite, 3 gol e 2 assist, quindi not bad. Andiamo avanti, gioca partita QPR, Manchester United. Ovviamente noi con il nostro Dybala siamo in ottima forma, raga, quindi dobbiamo sicuramente andare avanti e cercare di fare gol. Allora, formazione solita, Rooney dietro con Di Maria, Blind, Nani, Valencia, Shaw, Rojo, Smalling, Rafael e Handanovic. Si va, spaccate il like. Eccoci tornati, raga, a Loftus Road. Non so se sia davvero lo stadio del QPR, anche perché io so solo per gli stadi principali più importanti. Comunque siamo quinti, classifica non male, anche perché siamo sempre lì in zona Champions. Tra l'altro non ho la maglia del Manchester, quindi ho messo una maglietta rossa. Va bene lo stesso, raga, i Reds. Questa è la squadra, il QPR, con Austin e Forlin. E non male, Onua in difesa, che è una bestia, e Colker, non male. Un'ottima difesa. Comunque si va subito avanti, raga. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere con Dybala. Dai, si parte. Di Maria vede Dybala. Attenzione, Dybala la mette giù. Male però. Male, raga. Non ha controllato bene. Può andare al cross. Attenzione, Austin in mezzo. Fer la mette ora. C'è Hoylett. C'è anche Austin. Arriva l'1-0. 1-0 Hoylett, ragazzi. Siamo in svantaggio. 1-0 QPR. Tutto solo. Hoylett. 26esimo. 1-0. Sarà Di Maria. Palla per Dybala. Dybala, numero. Dybala. 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 Non ci credo, raga. Non ci credo. Ha ritardato il tiro. Io ho già schiacciato cerchio molto, ma molto prima. Sarà perché il QPR sta facendo molto, ma molto possesso palla. Sta chiudendo il Manchester. Quindi la situazione è un po' ambigua, raga. Perché Manchester sulla carta è molto più forte. Attenzione a questo. Seguiamo questa azione. Ho detto. Forlin, mamma mia che tiro, Di Maria, subito per Dybala, Sandro però di fisico, raga, di fisico siamo nettamente sfavoriti. Attenzione a Hoylett, la larga indietro, Sandro, mamma mia raga, stiamo nettamente subendo. Vabbè, finisce qua, il primo tempo raga, 1-0 QPR, decide Hoylett, tanto Hull City 0-1. Allora raga, stiamo facendo un brutto primo tempo. Dybala non è riuscito neanche a ricevere forse un pallone, quindi direi di andare al secondo tempo, raga. Voi spaccate il like, sostenete questa serie, andiamo avanti, raga. 1-0 per ora QPR, ma noi ce la faremo a ribaltare il tutto. Valencia Traoré, niente, non è fallo. Hoylett, contropiede della QPR. Attenzione, ma raga, devo fare qualcosa, devo provare una conclusione. Dybala giro, niente, raga. Attenzione perché recupera il Manchester. Ultima azione, raga. Rooney recupera Dybala. Non ci credo, raga. Finisce qua, 1-0. Forse lì dovevo tirare un raso terrone lì. Non so perché non è raso terrone qua, vabbè. Una nuova parola uscita dal mio vocabolario. Comunque, fatto sta, finita 1-0 QPR, 3 tiri in porta, ma non hanno fruttato, raga. Dribbling chiave, fallo subiti, ma purtroppo non è andato a segno Dybala. Tra l'altro, vabbè, 0 tiri dice il tabellone, invece no. 3 tiri del Manchester, 0 del QPR, ma 1-0 QPR. Vabbè, andiamo avanti, raga. Partita un po' brutta. Tanto il West Ham batte l'Hull City 2-1. E vediamo un po' contro chi siamo. Partita importante, raga. Newcastle. Tra l'altro ce la fa simulare perché siamo stanchi sicuramente. Vediamo un po'. Ma mi pare che l'andata, forse è coppa questa. Forse la coppa, l'andata l'abbiamo giocata, abbiamo pure vinto. Vabbè, skippiamo, vediamo un po' cosa succede. Giocherà Van Persie al nostro posto. 3-1, boom.
4-1, doppietta di Luke Shaw, Nani e Van Persie. Poi Sissoko del Newcastle, ma siamo passati, regà. Mi pare che era Coppa. Boh. Vabbè, contro gli Spurs. Regà, si avvicina alla Champions. Regà, prossima partita, che ovviamente non è questa, contro gli Spurs. Cioè, ah no, Swan City. Perché ho detto Spurs? Non lo so, mi sono impappinato con lo stemma. Mi sono confuso con il Tottenham. Scusate, raga. Comunque, Dybala titolare. Non vorrei che ci fa giocare titolare qua la Champions. No. Io mi faccio sostituire in questa partita, raga. Voglio giocare la Champions. E ragazzi, Liberty Stadium, Swan City, Manchester United. Allora, io direi di giocare un tempo solo e di sfruttarlo al massimo. Poi di giocare la Champions. Sperando che ce la faccia giocare il nostro mister. Comunque si parte. Palla per Matuidi. Matuidi stavolta serve benissimo. Dybala, attenzione, teniamola in campo. Palla in mezzo, attenzione, Matuidi! No! No! Dybala. Dybala, fallo? Non è fallo! No, raga, era fallo. Grimes. Palla per Dier. Era fallo netto quello. Ball cross in mezzo, tutto solo! Non ci credo. Seferovic. 1-0. Swan City. Raga, quello era nettamente fallo comunque. Cioè, da un fallo è partita questo contropiede. Seferovic. 1-0. Swan City, però. Shelby, Dier. Dobbiamo assolutamente vincere per la classifica. Attenzione a Seferovic. Rischia qua il Manchester. Dybala. Se ne va. Dybala. Dybala. Non c'è nessuno in mezzo. Dybala. Ma perché sto tiro, raga? Fuori Valencia. Dybala. Attenzione. Bella la sponda. Ma tu di al volo. Ma nel suo piede, raga. Pronti dalla bandierina. Beh, ho visto laggiù Matuidi. Attenzione al cross. Eccolo! Matuidi! 1-1 Manchester! Ma riapre proprio lui, il francese. 1-1 Matuidi. L'avevo visto, raga. Però non sono riuscito a servirlo. Però la palla è arrivata lo stesso a lui. Ed è 1-1 Blasier Matuidi. 39esimo. 1-1 Manchester. Attenzione a Rooney. Rooney vede benissimo con l'occhio di falco. Ah, Dybala, 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 Dybala tu per tu. Me lo sono mangiato, raga. Me lo sono mangiato. Allora, io direi di andare al secondo tempo, magari verso il 70esimo. Chiediamo il cambio, raga. Voglio vedere se ci fa giocare la Champions. Speriamo. Dybala, Dybala, Dybala! Ah, fuori Grimes, dentro Britton. Sembrano il nome delle cuffie, le Britton. Attenzione, mamma mia. Tanto mi risale la valutazione. Cork. Attenzione, non voglio però uscire con il gol subito. Ecco. E allora ragazzi, arriva questa sostituzione da parte del Manchester. Fuori Dybala, dentro, vediamo chi ci mette. Van Persie. Vediamo se il nostro cambio frutterà la vittoria. Perché, raga, sotto porta non riusciva a segnare. E comunque voglio vedere se mi fa giocare la Champions, che è molto importante per noi. Tanto qua non mi fa cambiare il numero. Spiegatemi se voi sapete perché non mi fa cambiare il numero. Allora andiamo a vedere un attimino. Ok, ragazzi, questa è la classifica. Allora, Chelsea, Manchester, Southampton, Arsenal, Manchester. Siamo a 11 punti dal capolista Chelsea. Però in zona Champions ci siamo. Però devo stare attenti al Liverpool e alla Swan City. Allora, andiamo a vedere anche il risultato della scorsa partita. Abbiamo vinto 3-1 contro lo Swan City, ottimo. Allora, adesso ci tocca, ragazzi. Tocca questo ottavo di Champions, Manchester City, PSV. Vediamo se ce lo fa giocare, raga. Sono curioso di vedere insieme a voi se ce lo fa giocare. Speriamo di sì. No, simula partita. Però simuliamo nel prossimo episodio, ragazzi. Spero che questo episodio vi abbia intrattenuto. Vi lascio con suspense per vedere se vinciamo questa andata di ottavo di Champions. Raga, spaccate il like, iscrivetevi, perché se no siete game over. Tutti i link li trovate in descrizione e sostenetemi la serie con un bel pollicione in su. Ditemi anche se riuscite a cambiare il, se mi riuscite a far cambiare il numero di questa maglia, perché a me il numero 35 non piace. Io piuttosto metto il 23 o il 7, come avete scritto in tantissimi dati, metti il 7 o il 21. Comunque, partite giocate 6 gol, 3 assist, 2. Non male, però. Raga, ricordiamo che siamo in Barclays BPL, un altro campionato molto più difficile. Detto questo, spaccate like, iscrivetevi, perché se no siete game over. Tutti i link li trovate in descrizione. Prossimo episodio. Beh,